Le 18.33, buon giovedì sera, ben ritrovati in diretta negli studi di TG2000. In apertura di edizione oggi andiamo in Vaticano perché nell'aula Paolo VI è in corso in questo momento un concerto davvero particolare, con i poveri e per i poveri. Sono loro a occupare infatti i posti d'onore, così come ha voluto Papa Francesco. Il concerto patrocinato dall'elemosineria apostolica servirà per sostenere le opere di carità del Papa. Per questo, ma anche per altre notizie dalla Santa Sede, ci colleghiamo con Cristiana Caricato in diretta. Eccoci Cristiana. Sì, buonasera Barbara, come vedi mi trovo all'esterno dell'aula Paolo VI dove è in corso da alcuni minuti il concerto per le opere di carità di Papa Francesco, un evento organizzato dall'elemosineria apostolica, un altro regalo fatto ai poveri, un momento di bellezza ad oltre 3.000 persone romane e non che vivono in condizioni disagiate, invitati ancora una volta come ospiti d'onore all'interno delle mura leonine, per un momento in cui la musica è protagonista, la musica di Monsignor Marco Frisina e della sua opera dedicata a Dante a 750 anni dalla sua nascita, ma anche la musica dell'orchestra della città di Salerno e del maestro di fede ebraica Daniel Oren. Un'occasione di incontro e di unità, come auspicato ieri da Papa Francesco, che ha incontrato gli organizzatori ma anche i benefattori che hanno reso possibile questo evento. Ma chi sono questi poveri che ancora una volta sono all'interno del Vaticano come a casa loro? Li ha incontrati per noi Silvio Vitelli, sentiamo. Arrivano con un buon anticipo alle porte di Piazza San Pietro. Li attende un pomeriggio in musica, in quegli stessi posti un tempo riservati a rappresentanti di governi e grandi istituzioni. Oggi invece i protagonisti del concerto in Vaticano sono loro, i poveri. Sono riservate a loro le prime file dell'aula Paolo VI e da lì ascolteranno le esecuzioni dell'Orchestra Filarmonica Salernitana e del coro della Diocesi di Roma, diretto da Monsignor Frisina. Nel 2012 ho subito un intervento al cuore. E quando sono uscito mi sono trovato senza casa. Bellissima, una giornata stupenda. È una volta che si fa una cosa del genere, è emozionante, meraviglioso, bello. Molto spesso questi poveri in realtà avevano tanto da dare, no? E il fatto di farli finire nelle prime file ha questo significato, no? Oggi è un giorno speciale per più motivi, vero? Beh sì, e in particolare è il 40° giorno dopo Pasqua e quindi è anche l'arrivo dello Spirito Santo che ci è promesso, e questo è un piccolo anticipo che ci rende anche più vicini, più fratelli e più vicini alle cose dello Spirito. Nei loro occhi c'è attesa, emozione e gratitudine, come in quelli di Omar, somalo, rifugiato politico arrivato in Italia 12 anni fa. Quando ho perso il lavoro mi sono rimasto in strada e poi mi sono trovato in difficoltà tanto, e poi ho trovato questa famiglia che si chiama Caritas, che mi ha aiutato tanto, che mi ha accolto, mi ha messo in loro struttura a Ponte Casalina e io vivo bene adesso. E perché oggi hai accettato di venire qui? Perché ho accettato qui a venire qui perché ho visto la mia famiglia che mi hanno detto ci sarà un evento che deve venire con noi, sono venuto con la mia famiglia qui. Qual è la tua famiglia? La mia famiglia è Caritas. E facciamo un salto in avanti, sempre qui, ma sopra l'aula Paolo VI, nell'aula del Sinodo, lunedì prossimo Papa Francesco aprirà i lavori della 68esima Assemblea Generale dei Vescovi Italiani, un'assemblea dedicata alla ricezione dell'Evangelium Gaudium. A partire da martedì 19 i Vescovi si confronteranno proprio su questo dopo l'intervento del Cardinale Angelo Bagnasco. Tra gli argomenti all'ordine del giorno, il quinto convegno ecclesiale di Firenze, il giubileo della misericordia e alcune nomine d'obbligo come quelle della vicepresidenza del Nord. Ma cambiamo argomento e veniamo invece alle polemiche e anche alle reazioni suscitate ieri dall'annuncio dell'accordo globale tra Vaticano e Palestina sullo stato della Chiesa nei territori sotto l'autorità palestinese e sul suo stato giuridico. In molti hanno parlato
parlato di un passo compiuto dalla Santa Sede per il riconoscimento dello Stato palestinese, ma in realtà questo riconoscimento, lo dobbiamo dire, di fatto era già avvenuto nel novembre del 2012, quando l'Assemblea Generale dell'ONU aveva approvato la risoluzione che accoglieva lo Stato palestinese come Stato osservatore non membro. Quindi di fatto una polemica inutile, anche sono da relegare in questo angolo le delusioni espresse dal governo di Gerusalemme e di Tel Aviv. E su questo argomento è intervenuto oggi il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato. Lo ha fatto all'interno della trasmissione Soul, in un'intervista rilasciata alla nostra Monica Mondo. Sentiamo che cosa ci ha detto sulla questione israelo-palestinese e anche su questo nuovo accordo globale che aiuterà la Chiesa cattolica a vivere all'interno dello Stato palestinese. Anche l'annuncio che è stato dato ieri di questo, della prossima firma di un accordo con lo Stato di Palestina si colloca esattamente in questa ottica, quindi offrire possibilità e contribuire in maniera concreta alla realizzazione di questo disegno che permetterebbe a due popoli di avere il proprio Stato, di vivere all'interno di ciascuno di questi suoi stati con confini sicuri e internazionalmente garantiti. E qui il discorso è quello di non scoraggiarci, ecco, di non scoraggiarci, di continuare, no, a fare. E vorrei dire, magari a volte impercettibilmente, però qualche segno si vede. Non solo la questione israelo-palestinese, il cardinale Parolin con Monica Mondo ha parlato anche dell'innegabile contributo dato da Papa Francesco al disgelo tra L'Avana e Washington, così come delle reazioni entusiaste e anche calorose di Raul Castro dopo la visita in Vaticano domenica scorsa a Papa Francesco. E allora sentiamo ancora il suo intervento, dopodiché la linea può tornare allo studio. Certamente il Papa ha dato un impulso molto molto forte a questo cammino, a questo dialogo, e credo che il riconoscimento che gli è stato fatto da entrambe le parti, sia da parte degli americani che da parte dei cubani, e questo anche ultimo incontro che quasi quasi ha provocato la conversione. Ecco, volevo chiedere cosa ne pensava di questo tornerò alla Chiesa Cattolica, tornerò a pregare prima. Sì, un'altra volta mi pare che a Panama aveva detto con questo Papa tornerò a Messa. Ecco, sì, beh, sono contento, certo. Sono molto contento di questo sviluppo, di questa evoluzione, no? Ecco, e credo che dobbiamo rallegrarci tutti. Rientriamo in studio, cambiamo argomento, c'è anche un italiano tra le vittime dell'attacco a Kabul contro un residence, attacco rivendicato dai talebani. Si tratta di Sandro Abate, 48 anni, cooperante originario della Bergamasca. Il bilancio provvisorio dell'attentato è di 14 morti. Ci racconta cosa è successo Antonio Soviero. A quasi 24 ore dall'attacco a Kabul, con un bilancio di 14 morti, tra cui 4 indiani, uno statunitense e il cooperante italiano Alessandro Abati, ancora non è chiaro se a sparare sia stato una o più persone. Il massacro è avvenuto all'ora di cena in un residence per stranieri. Gli ospiti erano in attesa del concerto di un cantante locale. Ci hanno sparato addosso mentre stavamo entrando nel cortile. Sono scappato in casa e mi sono nascosto sotto il letto, afferma questo musicista. L'attentato è stato rivendicato dai talebani e farebbe parte dell'offensiva di primavera annunciata dai miliziani islamici il 24 aprile scorso contro gli occupanti stranieri, le loro basi militari e il governo fantoccio di Kabul. Una cinquantina di ostaggi sono stati liberati dalle forze speciali afghane che hanno ucciso gli assalitori prima che si facessero esplodere. Alessandro Abati, 48 anni, è la 55esima vittima italiana in Afghanistan da quando nel 2004 è iniziata la missione ISAF. La notizia della sua morte è stata confermata dalla Farnesina. Nell'attentato è rimasta uccisa anche la sua compagna di origini kazake. I due si sarebbero dovuti sposare a luglio. Abati, esperto di diritto internazionale, da 15 anni ha lavorato nei Balcani, in Asia e in Medio Oriente. Era
era originario di Alzano Lombardo, nel Bergamasco, dove era tornato l'ultima volta per Pasqua. Io saranno 15 giorni l'ho visto qua, gli ho messo a posto le tapparelle di sopra. Ma senta, veniva spesso magari ultimamente per preparare il matrimonio? Questo sì, perché mi ha detto anche suo padre adesso che io dovevo mettere a posto, come ho già detto, mettere a posto la casa. E che ragazzo era, un suo ricordo? Oh, bravo ragazzo. Passiamo alle parole del presidente Mattarella. Il futuro è nelle nostre mani. Il mio augurio al Salone del Libro e l'augurio all'Italia, che vuol dire la sua, che vuol promuovere il bene comune, che non si rassegna alle difficoltà, ma ha in animo di superarle. Così, dunque, il presidente della Repubblica ha chiuso la cerimonia di inaugurazione del Salone del Libro di Torino. Una giornata molto intensa, quella nel capoluogo piemontese, che ha portato poi il capo dello Stato a visitare il nuovo grattacielo d'Intesa San Paolo. Nel pomeriggio il presidente Mattarella ha reso omaggio in forma privata alla Santa Sindone, esposta nella navata centrale del Duomo. La giornata torinese di Mattarella si è conclusa quindi con la visita al Serming, servizio missionario giovani, dove il capo dello Stato ha visitato l'arsenale della pace, incontrato i giovani e i volontari che operano nella struttura guidata da Ernesto Olivero. A Roma invece si discute ancora della riforma della scuola. Il disegno di legge è arrivato in aula alla Camera. Settimana prossima è prevista la votazione finale sul provvedimento. Intanto il garante per gli scioperi dice no all'ipotesi del blocco degli scrutini ventilata dai sindacati. Letizia Lavoli. In caso di blocco degli scrutini scatterà la precettazione. Roberto Alesse, presidente dell'autorità di garanzia per gli scioperi, non ha dubbi e manda un preciso monito ai sindacati della scuola, che hanno minacciato l'astensione dagli scrutini se il governo non rimetterà mano alla riforma. La precettazione, spiega Alesse, è una via obbligata e doverosa per evitare la paralisi dei cicli conclusivi dei percorsi scolastici, dagli esami di terza media alla maturità. Sindacati avvisati quindi nel giorno in cui il DDL scuola arriva alla Camera. Un testo che, ha detto la relatrice Maria Coscia del Partito Democratico, è stato migliorato in commissione ascoltando i suggerimenti del mondo della scuola. Ad illustrarlo con un videomessaggio lo stesso Premier Renzi, che ne ha spiegato punti salienti e modifiche, come quella sulla figura del preside. Le votazioni inizieranno domani, venerdì, ma il voto finale sul provvedimento è previsto per mercoledì. Il ministro Giannini intanto torna a difendere la legge, convinta della bontà di una riforma in grado di traghettare la scuola dal XX al XXI secolo, investendo oltre 3 milioni di euro. Questa quindi, che non è una cattiva scuola, questa di oggi, però non sarà buona, e non sarà buona fino in fondo, finché non lo diventa per tutti e ovunque, per tutti e ovunque. Le opposizioni in un'aula semideserta annunciano battaglia soprattutto sul nodo precari, ma difficilmente il testo uscirà dalla Camera con cambiamenti radicali. Ad animare il dibattito politico in questi giorni non è solo la riforma della scuola, ma anche una proposta che è un po' il cavallo di battaglia del Movimento 5 Stelle, ma verso la quale si sono mostrate interessate anche altre forze politiche. Di che parliamo? Del reddito di cittadinanza. Allora, con Giorgio Schiavoni cerchiamo di capire di che si tratta. Si chiama reddito di cittadinanza, ma in realtà un reddito minimo garantito, quello proposto dal Movimento 5 Stelle come nuovo asse portante del welfare italiano. Lo potrebbero richiedere infatti solo coloro che guadagnano molto poco o non hanno alcuna entrata. Garantirebbe fino a 780 euro al mese. Un progetto molto ambizioso e controverso. Gli aspetti problematici sono legati ai costi, per alcuni insostenibili, a un paventato effetto disincentivante al lavoro e ai potenziali abusi in un paese come l'Italia, dove c'è un'elevata evasione fiscale. In realtà in Europa un sostegno al reddito per i più poveri esiste quasi ovunque, ma l'importo è in media la metà di quello proposto da Grillo. L'ala sinistra del Partito Democratico comunque concorda sull'opportunità di un sussidio universale per chi perde il posto di lavoro, uno strumento che diventerebbe il principale ammortizzatore sociale del Paese. E Renzi stesso non esclude in futuro di poter intervenire in tal senso. Infine Roberto Maroni, presidente della Lombardia, ha annunciato che la sua regione partirà entro l'estate con una sperimentazione grazie a 220 milioni di euro messi a disposizione dall'Unione Europea. Torniamo a parlare di immigrazione. Il giorno dopo la presentazione del piano europeo per la ridistribuzione obbligatoria dei profughi fra i paesi dell'Unione, non tutti gli stati membri sono d'accordo, mentre migliaia di immigrati attendono nel limbo di conoscere il loro destino. Maurizio Rischino. Beh,
Loro, quelli della Commissione europea, sono gli unici che possono decidere. Noi siamo qui, viviamo bene, mangiamo bene, dormiamo bene e non facciamo male a nessuno. Cerchiamo lavoro, ma quando lo trovo mi chiedono i documenti ed io non li ho. È da 10 anni che vivo qui a Parigi ed ora spero che la Francia mi dia i documenti necessari. Zewali è arrivato dal Marocco, vive sotto i ponti di Parigi, ma va oltre i disagi di chi ha campato perché ora c'è la speranza di rientrare nella ripartizione dei richiedenti asilo nei 28 paesi dell'Unione Europea. Il piano dovrebbe essere operativo a fine giugno, almeno così spera il presidente della Commissione Europea Jean-Claude Juncker. Si parla di ripartizione dei richiedenti asilo già presenti in Europa, in particolare in Italia, Malta e Grecia. Il numero verrà stabilito il 27 maggio. E si parla di 20.000 profughi al momento in campi fuori dall'Europa, ma sono già 20.000 i migranti dell'Africa subsahariana che sono nei campi in Niger, migranti per i quali l'Europa sta già pensando ad un ponte umanitario per sottrarli alle violenze che stanno subendo proprio in Niger, dopo essere scappati da situazioni altrettanto violente. Il piano di redistribuzione però non è gradito soprattutto da alcuni paesi dell'est dell'Unione Europea, Ungheria, Slovacchia e Repubblica Ceca. Infatti non accettano l'imposizione, sulla stessa linea anche l'Inghilterra. I paesi costieri invece sono tutti favorevoli. All'Italia spetterebbe di accogliere l'11,84% dei richiedenti asilo, ma è esonerata da questo piano perché già accoglie un numero di persone superiore alla quota. Anzi, è l'Europa che dovrebbe continuare a sostenere l'Italia, come dicono gli stessi migranti sostenuti nei centri di accoglienza a Catania. Un aiuto da tutta l'Europa ci vorrebbe molto anche, soprattutto perché giustamente qua il massimo dell'aiuto che hanno potuto dare stanno dando ed è giusto che anche gli altri intervengano. Eppure per i migranti la fuga verso l'Italia o qualche altro paese democratico è solo un passaggio della propria vita, infatti ognuno spera di tornare a casa. Stiamo combattendo per avere qualcosa per lavorare. Ma io preferisco veramente, quando ho qualcosa, ritorno a casa. Il piano prevede anche una più rapida espulsione dei migranti che non hanno diritto all'asilo e prevede una cooperazione con l'Unione Africana e con i paesi di origine, proprio come si è fatto in passato per l'Albania, il Kosovo e i Balcani. E a proposito di immigrazione, vi ricorderete dell'omicidio dei 12 profughi cristiani gettati in mare 2 settimane fa circa da immigrati musulmani. La conferma che siano stati uccisi solo perché di religione diversa arriva dal procuratore aggiunto di Palermo, Maurizio Scalia, che sentiamo nel servizio di Federico Plotti. Gettati in mare perché cristiani, restano pochi dubbi su quanto accaduto il 14 aprile scorso durante uno dei tanti viaggi della speranza dalla Libia alle coste italiane. Secondo le prove raccolte dalla procura di Palermo, da un gommone carico di migranti, circa 100 persone in maggioranza di religione musulmana, 12 cristiani vennero uccisi, gettati in mare solo per una questione di differenza religiosa. Pochi giorni dopo il fatto, i superstiti di quella tragedia arrivarono nel capoluogo siciliano a bordo di un cargo panamense e subito testimoni raccontarono di quanto accaduto. Scattarono le manette per 15 persone, tutte di origine ivoriana. L'ipotesi è stata confermata dai migranti in sede di incidente probatorio e il riesame ha rigettato le istanze di scarcerazione degli indagati. Quindi allo stato l'ipotesi è confermata ed è soprattutto è confermato il verificarsi dell'omicidio. Sembrerebbe che la causa scatenante sia del fatto sia stata proprio la differenza di religione e poiché sul gommone erano in numero preponderante i migranti di origini musulmane, sembra che proprio per questa differenza di religione alcuni siano stati gettati a mare. Ma questa è solamente una tra le inchieste aperte dalla Procura di Palermo che nelle ultime settimane ha intensificato la sua attività anche lontano dall'Italia, soprattutto in Libia, scoprendo l'esistenza di articolate organizzazioni criminali dietro il redditizio traffico di esseri umani, composte anche da cittadini italiani. Abbiamo la prova dell'esistenza di diverse organizzazioni in Libia che si occupano del traffico dei migranti ricevendoli dai paesi del Centro Africa. Siamo riusciti ad identificare ed arrestare alcuni di questi trafficanti che si trovano in Italia. A Firenze
Firenze adesso, dove per 3 giorni le religioni monoteiste si confronteranno in un festival. Rimettere l'uomo al centro della società è uno dei punti su cui convergono tutte. Leonardo Possati. Andare oltre gli steccati che dividono gli uomini. Guerre, violenze, attentati, persecuzioni, il mondo soffre e le religioni in questo scenario hanno un ruolo decisivo per condurre l'umanità su sentieri di pace e solidarietà. Per questo a Firenze si sono date appuntamento dal 12 al 17 di maggio importanti personalità religiose. L'occasione è la seconda edizione del Festival delle Religioni, che vuole mettere al centro della riflessione la dignità e il rispetto dell'uomo. È tempo di superare la paura, di avere il coraggio di parlare, di incontrarsi, dire le cose come sono. Credo che la soluzione è la migliore. Poi tutte le religioni devono chiamarci a più pace e non essere causa di più disputa, più guerra, più violenza, al contrario. Una occasione dunque per il confronto e il dialogo, con la consapevolezza che è sempre più impellente riscoprire un neoumanesimo capace di riportare l'uomo al centro della società, come sottolinea il Papa dei Copti egiziani Tavadros II, che ribadisce l'importanza del dialogo e della comprensione fra gli uomini di ogni credo. Potrete seguire il Festival delle Religioni su TV 2000. Stasera, giovedì 14 alle 19.30, Monica Mondo incontra in esclusiva Hadin Steinsaltz, il rabbino capo di Gerusalemme definito dal Time studioso del millennio. Domani, venerdì 15, sempre alle 19.30, toccherà al patriarca latino di Gerusalemme, sua beatitudine, Fuad Tual. Quindi sabato alle 11.20 e in replica alle 20.30 sarà la volta del teologo Vito Mancuso e del filosofo Sergio Givone. Infine domenica alle 12.15 e sempre in replica alle 20.30, Monica Mondo dialoga con il biblista padre Giancarlo Bruni, seguace di David Maria Turoldo. Nel TG Post di oggi vi raccontiamo la storia di Edmondo, un ex detenuto la cui rinascita è partita proprio dal carcere. Dietro le sbarre ha incontrato una donna, responsabile di una cooperativa, che lo ha accolto in famiglia e le ha dato un lavoro. Adesso Edmondo sta per diventare papà, un esempio della funzione rieducativa che dovrebbe avere la detenzione. Buona visione, dopo di noi l'appuntamento con Attenti al Lupo, il telegiornale torna domani. Buona serata.